Allora, parlavamo un po' delle prospettive future per quanto riguarda il mercato ittico, però anche la piccola parentesi è importante sottolineare il messaggio. Buongiorno Elena, non capisco, ma la pesca non è tutti i giorni esclusa la domenica? In quale giorno trovo sicuramente pesce fresco a Padova? Giulio. Allora, la pesca non è tutti i giorni, nel senso che ci sono periodi dell'anno in cui... Qual è il pesce più nostrano e meno costoso di Chioggia? Bello, la sogliola. La sogliola. Sicuramente. Ecco. Oppure, per carità, anche il pesce azzurro, se piace il pesce azzurro, a me piace personalmente, quindi la sogliola però si trova facilmente. No, allora, ci sono periodi dell'anno in cui non si pesca, ed è il fermo pesca, biologico, quello normale. Biologico. Ci sono altri periodi in cui non possono pescare certi tipi di, non possono fare certi tipi di pesca, per esempio le volanti non possono pescare, fanno un tipo di pesca accoppiata e prendono il pesce azzurro, non possono pescare per altri periodi dell'anno. Dopodiché il mercato è aperto dal lunedì al venerdì, ma proprio per ridurre lo sforzo di pesca e per vendere un prodotto che sia sempre fresco e per non andare a pescare pesce che resta là a Chioggia e che fa comunque è riferimento per la stragrande maggioranza dei mercati, si pesca in particolare il martedì, mercoledì e giovedì, il che non significa che non si trovi il pesce lunedì pomeriggio o venerdì, ma è meno. Quindi martedì, mercoledì e giovedì, questi sono i giorni in cui anche normalmente nei mercati quindi minori il pesce è fresco. Anche venerdì. E anche il venerdì, perché è il giorno giusto, prima. È il giovedì, giusto. Viceversa, sabato, domenica e lunedì, ovviamente è noto che lunedì non si compra mai pesce, non lo dico io, certo, quindi no, infatti, non voglio... Quindi non assolutamente, quella è proprio il pesce sconsigliabile. Questa è una regola generale oppure cioè, di restrizione, oppure sono proprio il mercato ittico di Chioggia ha deciso di procedere in questi termini, Mazara del Vallo decide in un altro modo, mercato di Bari... No, il fatto di non pescare, cioè di concentrarsi su alcuni giorni della settimana è una scelta nostra del mercato dei pescatori, è una strategia dei pescatori. Che ci sia una volontà di ridurre lo sforzo della pesca a livello comunitario, questo invece è normativamente previsto. Quindi tutti i mercati nell'ambito della comunità europea teoricamente dovrebbero adottare queste strategie. Devono farlo. Devono farlo, ma anche il piccolo pescatore. No, la piccola pesca è esula da questo tipo di... Qui stiamo parlando di pesca di pescherecci strutturati, sì, organizzati. Sì, sì, sì. L'altra cosa, si parlava di pesce lavorato, pesce non lavorato all'interno del mercato ittico, non viene lavorato normalmente il pesce, salvo che non ci siano aziende che sono già strutturate per... Esatto. E lavorazione del pesce vuol dire pulitura? Sì, vuol dire pulire il pesce, quella è una lavorazione, noi non lo facciamo, il pesce viene venduto integro e... a meno che appunto l'azienda non ha la possibilità esattamente farlo, di farlo. Ma nelle imbarcazioni non avviene una forma anche già di conservazione del prodotto di cose, o no? Questo sì, viene abbattuto. Cioè, viene abbattuto, sì, ecco, perché l'aveva accennato maggioranza prima. Viene abbattuto e viene conservato anche perché se stanno fuori due giorni. Esatto, quindi sono strutturati per avere anche l'abbattitore all'interno. Sì, 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 nella maggior parte. Chi sta fuori sì, chi fa la piccola pesca e va e torna no, ma chi sta fuori sì. Tra l'altro se uno viene al mercato ittico all'ingrosso, per dire, entra e si aspetta, mamma mia che odore, invece non c'è odore. Infatti diceva che il pesce fresco non ha odore. Il pesce fresco non ha odore, ha odore di mare, che non è quell'odore sgradevole che magari si trova. No, anzi, è un odore piacevole. Non credo che il costo maggiore sia della filiera lunga, guardate i prodotti agricoli a chilometro zero, costano tanto addirittura di più di quelli del supermercato, forse è meglio parlare di qualità che per il pesce di Chioggia è elevato. Effettivamente una qualità, questo senza dubbio esiste e di fatto meno male che sì, però è vero, è un dato che in più distanze si va dal mercato più aumentano i prezzi, questo è un dato, io lo riscontro perché lo vedo. Infatti assolutamente. Caorle è un competitor, ci avevano chiesto. Caorle è un bellissimo mercato, nuovo anche, infatti. Naturalmente più piccolo. È più piccolo di Chioggia, quindi non porta via assolutamente. Ha anche un mercato diverso, è più piccolo, è sicuramente più piccolo. Ci sono ancora incontri nelle uscite di pesca, di pescherecci che provengono addirittura dal Giappone come veniva una volta? Invasioni di campo. Ma fino a questo punto no, c'è un grosso problema però per esempio col fatto
con la Croazia in particolare, nel senso che per loro non vale il fermo biologico, per Ah, non cui c'è in noi non Croazia. andiamo a pescare, loro pescano tranquillamente, questo è un Ma limite non è in grosso. Europa, non è una decisione europea, il fermo. Sì, ma non, essendo entrati dopo c'è ancora, Ah, loro diciamo, sono esentati da e questa. Infatti, questo condiziona abbastanza. non, ma la sogliola ieri era 18 euro e di piccola pezzatura, per cui uno scarto pazzesco. Ora, i nostri telespettatori sono tremendi, 18 quindi. euro mi sembra un po' tanto, adesso non ho verificato Qua il immagino che valore. sia non a pioggia, naturalmente, però Magari. forse nella GDO capace che fosse anche a questi prezzi qui. Al mercato di Chioggia, quello invece non all'ingrosso, l'altro, il mercato quello in centro, senza dubbio avrà prezzi diversi, sarà del Sicuramente, anche perché territorio. anche quello, per esempio, quello è un mercato al dettaglio che Che prende il si procura prodotto direttamente dal mercato. assolutamente da noi. Ma quando ad esempio il mercato, per esempio quello al dettaglio di Chioggia, si trova salmone anziché altri prodotti che non sono tonno? Faccio un esempio, da dove viene preso? Domanda, Cioè non dal diciamo, è mercato domanda questa, ingrossi. non so da dove prendano tutto il prodotto. Io posso dire che sono dei nostri clienti importanti, che quindi la stragrande maggioranza del prodotto, del pesce, viene dal mercato all'ingrosso. Noi comunque abbiamo anche diciamo una parte del nostro, come dicevo prima, del pesce che viene dall'estero, quindi può essere anche che sia Quindi arriva quello. dall'estero al Sì, mercato attraverso il all'ingrosso. mercato all'ingrosso, sì. Quindi già, cioè magari congelato, anziché comunque Certo, sì, sicuramente è abbattuto. sicuramente sì. Quindi è un polo strategico anche di smercio sostanzialmente del pesce. Assolutamente Perché sì. al di là di tutto, questa è una cosa importante anche Assolutamente da capire. sì. Perché se, e da lì partono quindi, diciamo, i furgoni, i Ma camion. noi vendiamo anche, ripeto, noi vendiamo al mercato di Milano. Se uno va al mercato di Milano, trova il pesce che arriva dal mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, uguale a Venezia. Non è che io ho commissionari che sono contemporaneamente a Venezia e a Chioggia. Certo, Quindi sì. Eh lavorano sia a Chioggia che a Venezia, sì, infatti questo fa con la capire differenza che noi abbiamo una flotta di oltre 300 pescherecci, però quindi siamo, diciamo, un accesso. anche. Direi. Milano invece è un mercato enorme, grandissimo, però non ha la flotta, naturalmente. Assolutamente, però sembra che abbia delle vie privilegiate di accesso ai Sì. pesci migliori, così, quelli più Così si freschi, dice, sì. così si dice. Pagano bene. Ma ecco, potevo dire, alla fin fine è sempre questione economica. C'è qualche progetto nell'immediato che avete, a parte questa pulizia del mare che attua, che è bene sempre ricordarlo, che fanno i pescatori? Sì, noi vogliamo comunque mantenendo la storicità, diciamo, le peculiarità della sala aste, del mercato, e quindi le modalità di vendita attraverso la sala d'orecchio e tutto quello che, tutta l'umanità che c'è all'interno della sala aste, però non vogliamo anche migliorare il servizio. Quindi adesso creeremo una digitalizzazione, cioè proveremo a rendere più telematica la sala aste, una sorta di borsa vera e propria, in cui saranno indicati i prezzi dei prodotti, il prezzo del pesce, le vendite, quelle del giorno prima, del giorno dopo, degli altri mercati. Quindi cercheremo, insomma, di creare una vera e propria borsa del pesce. Consenzienti tutti gli operatori o un po' reticenti? Vabbè, i cambiamenti sono sempre, devono essere Tanto. digeriti, compresi, poi se uno ne vede l'utilità effettivamente poi li apprezza, all'inizio bisogna un po' vederli così. Allora, noi siamo giunti al termine, direttore, grazie mille, le auguro buon lavoro, so che lei deve tornare naturalmente a Chioggia, al mercato, perché tra l'altro ci sono sedi amministrative, di operative, di lavoro, quindi è come una grandissima azienda il mercato ittico. E con questa, in attesa che lei ci comunichi anche le date per le visite, perché appunto alcuni chiedevano ma è possibile visitarlo, eccetera, quindi è bene anche saperlo, informarlo. Profili turistici sono sempre importanti. La ringraziamo molto. Grazie Alla a voi. prossima volta per altri aggiornamenti. A voi telespettatori, grazie di averci seguito e aver mandato i vostri messaggi. Come sempre scrivete le vostre mail, visitate il sito del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, che comunque ha delle notizie interessanti. Propone anche peraltro delle ricette che si possono fare con i pesci della stagione del territorio, come prepararli. Questa è un'altra cosa interessante e simpatica. Buon proseguimento, a domani.